Gaio Mario fu 7 volte console e riformatore dell'esercito. Infatti, non solo aveva reiterato la carica consolare più volte senza attendere il consueto periodo di 10 anni tra una e l'altra, adducendo come motivazione le condizioni straordinarie, ma aveva aperto l'arruolamento ai capi tecensi, i proletari privi di qualsiasi requisito censitario, per affrontare le invasioni dei Cimbri e Teutoni, che sconfisse rispettivamente ad Acque Sextie e ai Campi Raudi. Durante la guerra sociale assunse parte del comando degli eserciti insieme a Sylla, vincendo rapidamente la rivolta, alla fine della quale venne comunque concessa la cittadinanza ai rivoltosi. Quando scoppiò la guerra contro Mitridate, che invase la Grecia, il Senato scelse Sylla, ma il tribuno mariano, Publio Sulpicio Rufo, tentò di ribaltare la situazione. Nella confusione che seguì, venne infine affidata a Mario la gestione della guerra. Sylla, tuttavia, aveva preso il controllo dell'esercito a Nola e marciò su Roma. Mentre Mario fuggiva, a Sylla venne assegnato nuovamente la guerra contro Mitridate. Approfittando dell'assenza, Mario si fece eleggere per l'ultima volta console nell'86 a.C., dopo aver raccolto un esercito in Africa insieme a Cinna ed essere entrato ancora una volta in armi a Roma. Ma di lì a poco, durante il suo mandato, morì.